Sono papà, ti ho chiamato per augurarti buon anno. Oh, ciao papà, grazie e tanti auguri anche a te. Come sta la mia bambina stasera? Ma sto benone, grazie papà. Bene, prima che me ne dimentichi, di a Charlie che sarà libero per il weekend. D'accordo, glielo dirò. No, aspetta, è meglio che me lo passi, così glielo dico io. Non è ancora arrivato papà. Come non è ancora arrivato? Vuoi dire che sei sola in casa? Dov'è l'infermiere? Dov'è Norma? È l'ultimo dell'anno, le ho dato la serata libera. Ma come mai Charlie non è ancora a casa? Sono le 9:30. Stava per venire a casa, ma gli è capitato un imprevisto in ufficio e si è dovuto trattenere. Imprevisto? Quale imprevisto? Ah, qualcuno che si è presentato in ufficio all'ultimo minuto. Ma non devi preoccuparti, sto benone. Ma fammi capire bene, tesoro. Tu hai dato la serata libera all'infermiera perché Charlie doveva venire a casa presto. A dove diavolo si è cacciato? Gli ho appena parlato, sta venendo a casa. È per strada quest'ora. Oh, santo cielo, si è fatto tardi e io devo ancora vestirmi. Senti, non c'è ragione di preoccuparsi. Come vuoi, tesoro. Ti chiamo domani alla solita ora, eh? Sei un angelo, papà, ti adoro. Dì a tuo marito di chiamarmi domattina, sarà meglio che gli parli. E tu chiamami se hai bisogno. Scusa, devo andare. Scusi, per favore, continua a fare il 555-4093 e ci deve essere qualche problema sulla linea perché questo è il numero privato di mio marito in ufficio ed è occupato da diverse ore, quindi le sarei molto grata se potesse provare a sbloccarlo. Il mio nome è Madeleine Stevenson. Le verrà addebitato un dollaro sulla bolletta. Bene. La linea è libera adesso. Ah, grazie, molto gentile. Pronto, il signor Stevenson, prego. Jack. Pronto, chi no, è, scusi? Ho avuto il messaggio, sei pronto per stasera? Non c'è problema. Scusatemi, c'è un'interferenza, potete riattaccare? Tutto chiaro, no? Sì, non c'è problema. Entro dalla finestra sul retro in 5 minuti e stecchita. Ricordati, una volta dentro casa hai 10 secondi per staccare il sistema d'allarme. Hai il codice? Certo che ho il codice, me l'ha dato lei. È la casa in First Avenue sul fiume. Scusi, le dispiace dirmi che numero ha lei? Jack, dimentichi la cosa più importante. Ah, sì? A mezzanotte. Inchiodala allo scoccare della mezzanotte. Quando cominciano i fuochi d'artificio sul fiume, tutti si mettono a urlare. Così non ci sarà pericolo che qualcuno senta. Non c'è problema. Lascia il tuo cannone a casa, Jack. Il cliente vuole un lavoro pulito. Non vuole che lei soffra troppo. E niente violenza. Sentimentale, eh? E ricorda i gioielli nel cassetto del comodino. Deve sembrare una rapina. È molto importante. Va bene, ho capito. Centralino di casa? Centralino, lei mi ha dato un numero sbagliato. Che numero doveva chiamare? Beh, stavo chiamando l'ufficio di mio marito, ma... ecco, è difficile da spiegare. Sentivo degli uomini, ma loro non sentivano me. C'era un'interferenza, o come si chiama, e... ho sentito... so che è ridicolo, ma... organizzavano un omicidio. Cosa posso fare per lei? Oh, beh, voglio che ritrovi il numero sbagliato. Scusi, ma non ho capito.
Io avevo già chiamato qualche minuto fa e una sua collega aveva provato un numero, cioè il 555-4093. 555-4093. Mm-hmm. Le conviene farselo da sola, ma ora proverò io per lei. Buon anno, signora. Mi dispiace, ma la linea è occupata. Sì, lo so che è occupata. È di mio marito questa linea. Io ora voglio l'altro numero. Il numero di quei due uomini che vogliono uccidere qualcuno. Voglio quel numero sbagliato. Lei vuole che chiami un numero sbagliato? Lo so che sembra stupido, ma sto cercando di salvare una vita. Quella chiamata deve essere segnalata e rintracciata. Io so che una povera donna verrà assassinata a mezzanotte. Senta, lei deve aiutarmi. Il fatto è che la mia infermiera ha la serata libera e mio marito non è ancora tornato. Lei ha un'infermiera? Sì, ma non per quello che pensa lei. Io sono sanissima di mente. È solo che al momento devo restare a letto perché soffro di cuore. Ma a suo marito che cosa ne dice? Non ne sa niente, non sono riuscita a trovarlo. È tutta la sera che continuo a provare in ufficio, ma è occupato. Vede, io non conosco nessuno da queste parti. Ci siamo trasferiti qui da Chicago solo da 2 mesi. E la coppia che lavora qui da noi deve essere uscita questa sera. Avrò già provato almeno 100 volte a chiamarli con l'interfono. Ma è inutile, non risponde nessuno. Sì, capisco, ma purtroppo non posso fare niente. Se non passarle il distretto di polizia del quartiere, forse loro possono aiutarla. 19° distretto, attenda, prego. Sono il detective Kylie. Cosa posso fare? Sono lei chi è? Stevenson, Madeleine Stevenson. Madeleine Stevenson? Esatto. Cosa succede, signora Stevenson? Poco fa, a causa di un'interferenza telefonica, ho sentito un uomo di nome Jack e un altro che progettavano un nome... Sì, signora Stevenson, ha idea di quante persone di nome Jack vivano qui a New York? Aspetti un minuto, prego. 19° distretto, attenda, prego. Sì, signora Stevenson. Non potete fare qualcosa? Beh, metterò la cosa a verbale, ma francamente non mi bastano gli indizi. Sì, ma... E poi è la notte di Capodanno, potrebbe anche essere uno scherzo. No, questo lo è. Ehi, attenti! Aspetta, fermate, una maledizione! Scaricate questo verme alla centrale. Questa mattina è la quarta volta e non voglio più vedere la sua faccia, hai capito? Tranquillo, ci penso io. Scusi l'interruzione, signora Stevenson. Senta, lo so che siete occupati, ma c'è una povera donna intorno a First Avenue che verrà uccisa stanotte. E dato che io vivo in First Avenue, potrebbe trattarsi di me. Sì, capisco, signora, ma ci sono milioni di persone intorno a First Avenue. E se stanotte andrà come l'anno scorso, ci saranno almeno 15 morti ammazzati. Senta, detective, io non credo che... Io so solo una cosa, signora Stevenson. È notte di Capodanno e le strade sono piene di pazzi al telefono che sembra un albero di Natale. Se avrà informazioni più precise, mi chiami e noi verremo a dare un'occhiata. Grazie per la chiamata. Suona il telefono. Rispondi tu, io non ne ho voglia. Pronto? Pronto, posso parlare con quella Jennings, per favore? Chi è che la vuole, scusi? Sono Madeleine Stevenson. Solo un momento che la chiamo. Paula, è la signora Stevenson.
La signora Stevenson, santo cielo, perché non me l'hai detto subito? Sì, signora Stevenson. Ah, Paola. Sono molto spiacente di averla fatta aspettare. Non fa niente. Lei è l'ultima persona al mondo che avrei voluto far aspettare. Il signor Stevenson non è ancora tornato. Cosa? Non è ancora tornato a casa? No, non mi ha nemmeno telefonato. Lei non sa dove possa essere. Ah, no, non ne ho la minima idea. Certo che è strano, in effetti. Beh, sì, mi faccia pensare. Allora, oggi, l'ultima volta che l'ho visto, stava andando via dall'ufficio e ha incontrato quella donna che lo aspettava. Donna? Oh, ma come? Oh, signora Stevenson, lei sa che non ho l'abitudine di fare pettegolezzi. Ma lei l'ha vista? Oh, sì. È venuta in ufficio stamattina e ha detto di chiamarsi Lanschild. La signora Lanschild è un nome così strano che mi è rimasto impresso, già. Sembrava molto ansiosa di vederlo e ha aspettato per quasi 2 ore. C'è una visita per lei, signor Stevenson. Non ora, Paola, sono in ritardo. Ciao, Charlie. Questa sì che è una sorpresa. Sei bellissima. Vieni, andiamo nel mio ufficio. Ma aveva un appuntamento? No, non mi è sembrato che l'aspettasse, ma sono sicura che la conosceva. Ha sentito che cosa? No, signore, io non ho sentito niente. Non si sono detti molto perché sono usciti quasi subito dall'ufficio. Ma so che si sono dati appuntamento. Di solito pranzo in un ristorante che si chiama Da Maurice. Lo conosco. Allora facciamo così. Tu vai e io ti raggiungo tra un'ora. Di che ti facciano sedere al mio tavolo. Faccio una telefonata e poi vado via. Tornerò più tardi nel pomeriggio. Chiamerò per avere messaggi. No, questo non lo so, signora Stevenson, ma dopo non è tornato in ufficio. E non ha neanche telefonato per avere i suoi messaggi. So che lo ha cercato altre 3 volte, un certo signor Evans, che ultimamente gli telefona tutti i giorni. E non è più tornato. Oh, via, signora Stevenson, non deve preoccuparsi. Lei sa benissimo che suo marito la adora. A proposito, le sono piaciuti i fiori? Ho pensato alle rose bianche per cambiare. Non è più tornato e non ha telefonato. No. In effetti questo è un po' strano. E chi era quella donna? Insomma, non me la può descrivere. Oh, sì, certo. Aveva i capelli lunghi, scuri, con riccioli naturali. Un fisico decisamente asciutto. Piuttosto attraente nell'insieme. Beh, sì, insomma, devo proprio dire che era... La ringrazio, Paola. Oh, di niente, signora Stevenson. E buon anno. Pronto? Posso parlare con il signor Stevenson, per favore? Sono spiacente, non è in casa. Chi lo desidera? Sono Nigel Evans. Sa quando posso trovarlo? No, non lo so. Capisco. Non sa neanche dove posso trovarlo. Non so dove sia finito. Non posso aiutarla. Posso richiamare tra un po'? È che non ho più molto tempo. Non potrò richiamare dopo mezzanotte. D'accordo. Richiami quando vuoi. Grazie, lo farò. Se tornasse nel frattempo, gli dica che ho chiamato. Appena mette piede in casa. Il mio nome è Evans. È importante, molto importante. Mi potrà trovare all'hotel Lancaster. 555-6622. Ha preso nota? Sì, è all'hotel Lancaster. Riferirò. Buonasera. Lanschild. Lanschild. Informazioni? Pronto, informazioni. Vorrei il numero di casa Lanschild a Manhattan, per favore. Come va? Scusa. Mangia, non fare complimenti. Pronto? Pronto? C'è la signora Lanschild. Sì, un minuto, prego. Sally! Telefono! Sally! Scusate, torno subito. Sa chi è? Non ne ho idea. Vai tu a vedere. Ah, sì, d'accordo. Pronto? Pronto? È ancora in linea?
La signora Lancia, Sì, ma con chi parlo? Non ci conosciamo, ma ho sentito che lei era con mio marito, Charlie Stevenson, no? Oggi pomeriggio. Sì, infatti. Vede, il fatto è che non è ancora tornato a casa. Pensato che lei sapesse dov'è. Non ne ho idea. E non è affatto come crede lei. Se lei sa dov'è, le dica di venire subito a casa. Io non mi sento molto bene. E sono rimasta sola. Ah, ti ho catturata. Per me è molto imbarazzante telefonarle. Sono io, Sally. Chi? Sally Dodge. Sally? Madeline, è tutto un equivoco. Adesso devo riattaccare, ma appena posso ti ritelefono. Tu non richiamare. Scusa, chi era al telefono? Dov'è la mia valigetta, Ottimo nascondiglio. Con chi parlavi? Oh, era il negozio di liquori. Avevo detto di chiamarmi prima di chiudere nel caso finisse lo champagne. Ah, una buona idea. Sally, dobbiamo proprio restare. Io già lo odio questo ma posto. Ma siamo appena arrivate, aspetta 5 minuti. Vengono qui tutti dopo il lavoro, è molto divertente. Tu non conoscerai mai nessuno in ufficio. Hanno tutti troppo terrore di tuo padre. Non starei esagerando. Neanche un po'? Due bianchi con un po' di soda. Vergogna, ti roba da dilettante. Ah, Dave! Ma che bella sorpresa. Non pensavo che qualcun altro conoscesse questo posto. Ti avrei chiamato per ringraziarti, la tua festa è stata fantastica. Domando scusa, Madeleine, Dave, e lui invece è Rob, hai indovinato? Esatto. Non ci siamo visti in Yanga Rubica? Sì, quando lavoravi per Johan. Per essere più esatti, facevo la schiava a quei tempi per lui. Ecco a lei. Oh, ma tu hai fatto carriera. Non ci conosciamo neanche. Ci sono passato anch'io. Faccio i miei complimenti. Certo. Mi tieni d'occhio il bicchiere per un minuto? Ma dove ho sbagliato? Tieni, hai vinto tu. Teniamoci in contatto, Vado a bere. Bene, allora ci conto. Sì. D'accordo? Sì, va bene, ti chiamo in settimana. Ciao. Sì, sta tranquillo. Oh, Charlie, non ti avevo nemmeno visto. Quando è il prossimo torneo di tennis? Mi sono divertita troppo. Io lo sapevo che avresti vinto. Questo non è vero. Come facevi? E quella chi è? Sono con Madeleine, un'amica del college. Ma non credo che sia il tuo tipo. Perché? Cos'è che non va? Niente. Sally, scusami, ma io devo andare. Sai, mio padre non si sente bene, oh, vuole compagnia, no. Lo conosco. Oh, scusi, questa era la sua sedia. Sono Charlie. Io sono Madeleine. Non fa niente. Tanto sto per andare via. Beh, le chiamo un taxi. Non è facile trovarne uno a quest'ora di notte. Mi dia solo 5 minuti per trovarla. Accidenti, un ragazzo fa... Sally, scusami. Mi ordini una birra? Ah, certo. Come ha detto che si chiama? Charlie Stevenson. Non sarà sposato? No. Madeleine, dammi retta, quello non è il tuo genere. Perché? Beh, ti dirò, suo padre era uno sbirro prima di morire alcolizzato. Charlie è andato alla scuola pubblica, non credo che abbia più di 2 centesimi in tasca. E ora lavora in un supermercato. Beh, anche mio padre è cominciato così, in un supermercato. Sì, ma vedi, Madeleine... Ti telefono. E ritiro quello che ho detto, hai avuto una splendida idea. Taxi! Grazie, ma davvero non doveva. Venga. E cosa fa venerdì sera? Niente che non si possa disdire. Allora passo alle 8. D'accordo, l'aspetterò. Chiuda la portiera prima che mi vengano addosso. Venerdì alle 8, ma devi dirmi dove vivi. Andiamo, amico, chiuda quella porta. 323 Lake Drive. Ah, aspetta, non so il tuo cognome. Coltrane! Madeleine Coltrane! Coltrane. Prego, si accomodi. Avverto la signorina che è qui.
Io non lo farei al suo posto. Mi scusi, non avrei dovuto. Io sono Charlie Stiles. Jim Coltrane, il padre di Madeleine. Ah, ciao. Bene, a quanto pare vi siete già presentati. Infatti, scusami. Avanti, sentiamo che cosa ne pensi. Di che? Beh, secondo te la regia ricordava più lo stile di Antonioni o di Renoir? Ah, sì, sì, assolutamente. Ma quale dei due, Renoir o Antonioni? Ma per me è lo stesso, decidi tu. Comunque l'inseguimento in macchina era notevole. Ah! Magnifico. L'inseguimento in macchina? Sì. Ma era lo stesso film? Non lo so. Io non l'ho visto. Riuscivo a guardare soltanto te. Ma papà... gli avevo promesso di passare un po' di tempo con lui prima di uscire. Credo che non sia entusiasta del fatto che esci con me. Oh, è solo che lui non vorrebbe... Lui non vorrebbe che uscissi tutte le sere. E io invece volevo dire che non stiamo abbastanza insieme. Scusa, sono in ritardo, ma credevo di non farcela neanche uscire. Andiamo, muoio di stare. Signorina Coltrane? Sì. Sono appena arrivati. Ah, te li manda Charlie? Jerry, me li porti in ufficio, per favore. Un piacere. Sono suoi. Ok. Sì, sono di Charlie. Vi vedete spesso ultimamente, vero? Taxi? Sì, infatti. L'avevo notato. Aspetta un minuto. Non sarai arrabbiata? Oh no, figurati. Oh, Sally, andiamo, dimmelo. È tutto ok, davvero? Oh, santo cielo, se io non... Ma dai, va tutto bene. Mi dispiace. Non fa niente. Non me ne avevi mai parlato e Charlie mi ha detto che eravate solo amici. Beh, se lo dice lui sarà vero. Oh, non avrebbe mai voluto ferirti e nemmeno io. Sai, un padre miliardario a volte aiuta. Questo significa che nessuno si interessa a me ma ai miei soldi. No. No. No, scusami. Vorrei essere più felice per te, tutto qui. Mi dispiace veramente tanto. Ogni volta che ho una discussione con qualcuno, i miei soldi mi vengono rinfacciati.
Madre, ti senti bene? Sono davvero mortificata. Oh, sì, sì, sto bene. Sì, va tutto bene. Andiamo a mangiare adesso. D'accordo. Sally, tu non credi che Charlie voglia solo mio sangue, vero? Ma cosa dici? No, no, stai tranquilla. Lo stai facendo solo per ferirmi, vero? Papà, non voglio lasciare la città questa estate, neanche per poche settimane. Ne riparleremo fra 6 mesi e se vedrai ancora quel tizio ne discuteremo. Charlie e io vogliamo sposarci fra 1 mese. È chiaro che non sai di cosa parli. Nessuno di noi sa niente su quell'uomo. Non ha una famiglia, né un patrimonio. Ma io non devo sposare la sua famiglia e non mi servono i suoi soldi, perché per fortuna ho i miei. Madre, ascolta bene. Ho cercato di fartelo capire da quando sei nata. Tu sei una persona privilegiata e molta gente, purtroppo, vuole solo sfruttare la tua posizione. Per questo dobbiamo essere più prudenti delle persone normali. So che non vuoi sentirtelo dire, ma questa è la realtà. E ci sono altre considerazioni e responsabilità. E cioè quali? I tuoi affari? Esatto, gli affari. Lo sai che non voglio lavorare per la compagnia per tutta la vita. Voglio avere una mia famiglia. Madran, tu non sai cosa diavolo vuoi. Senti, io non ho passato tutta la vita a mettere su una compagnia per la mia unica adorata figlia perché lei butti tutto a causa di un insipido romanzetto. Tu te ne infischi di quello che voglio io. Conta solo quello che vuoi tu. Madeleine, per favore. La verità è che non importa, Madeleine, chi sia, per questo, te non ci sarà mai nessuno abbastanza buono per me. Non è vero. Ascolta quell'uomo. Madeleine, voglio. Non fare. Voglio quell'uomo. Adesso voglio, calmati. Voglio. Avanti, tu. Aiutami. Come vuoi tu? Ho chiesto a mia figlia di andare via per un paio di giorni a riflettere. Dove è andata? Ho pensato che forse potremmo risolvere la faccenda fra noi, cioè da uomo a uomo, come si dice. Ho capito che lei è un brillante giovanotto con molte ambizioni, che è positivo. Ma esaminiamo i fatti, Charlie. Lei non è certo in grado di offrire a Madeleine il tipo di vita a cui lei è abituata. Oh, si fidi di me, Charlie. Io conosco mia figlia. Non potrebbe funzionare. Sono molto spiacente. E in considerazione dei suoi sentimenti voglio che lei abbia questo. Mi dà 50.000 dollari. Non farà sul serio, signor Coltrane. Madeleine vale molto, molto di più. 100.000 dollari. D'accordo, signor Stevenson. Ecco le 250.000 dollari. Lei non ha afferrato il concetto, signor Coltrane. Io amo Madeleine. E ci sposeremo. Che a lei piaccia o no. Charlie, aspetti un momento, aspetti. Ho sbagliato di grosso nel giudicarla. Sono terribilmente spiacente di questo e la prego di accettare le mie scuse. Lei deve capire, l'unica cosa che mi preme è il benessere di mia figlia. Venga, voglio mostrarle una cosa. Le do un paio di giorni per pensarci su. E questo cos'è? Un accordo prematrimoniale. Se lo firmerà, io non mi opporrò più al vostro matrimonio, ma voglio che ci pensi bene. In caso di divorzio, non avrà un centesimo. Non devo pensarci su. Lo firmo. No, grazie. Ho la mia. Io ti dono questo anello come pegno della mia fedeltà. Giuro di amarti con tutto il mio cuore e onorarti nel nome di Dio.
Madeleine e Charlie si sono uniti l'una all'altro con dei sacri voti, rappresentati dall'unione delle mani e dal dono reciproco degli anelli. Io ora li dichiaro marito e moglie, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E coloro che Dio ha unito sulla terra, nessuno potrà separare. Amen. Adesso può baciare la sposa. Sei tu, Charlie? Sono di nuovo Sally. Scusa se sono stata brusca, ma non potevo parlare prima con mio marito tra i piedi. Sally, cosa sta succedendo? Il fatto è che sono così preoccupata per Charlie. Che cosa ci vuoi fare? Lo so che non dovrei, forse, ma... Sally, non so neanche a che cosa ti riferisci. Beh, è difficile da spiegare, ma... Il fatto è che 3 settimane fa Jerry, mio marito, che lavora nell'ufficio del procuratore... Ah, questo è interessante. Che cosa? Dai, Jesse, c'è una fotografia del tuo ex fidanzato con la moglie. È lui, non è vero? Charles... Stevenson. Stevenson. Ah, è lui. Avanti, il signor Charles Stevenson e signora, l'ereditiera Madeleine Coltrane, hanno da poco traslocato a New York da Lake Forest, Illinois. Il signor Stevenson assumerà l'incarico di vicepresidente della Coltrane Corporation e dirigerà l'impianto del New Jersey. Miliardari con gli sciroppi. Lui sembra così diverso. Sul serio? Dai, prendete il cestino. Perché lo conservi? Può servirmi per un caso. C'è la mia valigetta lì? Jerry! Sally! Dai, dimmi perché conservi quel pezzo. Non preoccuparti, non è niente di personale. È solo per una pista a cui stiamo lavorando. Ma non avrà fatto qualcosa? Volete smetterla? Pregatevi, avanti. Il bus non vi aspetta. Perché hai tenuto quel ritaglio? Jerry, che sta succedendo? C'è una domanda di troppo. E poi ho tardi, ho un appuntamento alle 9. Andiamo. E voi mangiate a pranzo. Dai, su, Michelle. Lascia. Pronto? Jerry, sono John. Ah, sì, John. Il tuo appuntamento in ritardo. Fantastico. Ha telefonato. Aspetta, devo chiederti una cosa. Buongiorno, Sally. Andiamo, bambini. Ciao. Come va con Stevenson? Non preoccuparti, si sta scavando la fossa. È meno furbo di quanto credessi. Sì, certo che andiamo avanti. Dì a Reznor di pensarci. 100.000 basteranno. Li voglio in biglietti da $100. È segnato. Sarà per giovedì sera alle 9. All'entrata della metropolitana fra la 40ª e l'Exit. D'accordo. Giovedì sera ho seguito Jerry nella metropolitana. Era con altri 2 uomini. Dovevano essere agenti in borghese infiltrati o cosa del genere. Sono saliti tutti su un treno per Harlem e sono scesi sulla 116ª. Sapevano esattamente dove andare e hanno raggiunto un altro uomo in una macchina parcheggiata davanti a un edificio abbandonato. Sono sicura che si occupavano tutti del caso a cui sta lavorando Jerry, ma non so di che cosa si tratti. Ho aspettato tenendoli d'occhio per quasi un'ora e non è successo niente. Non so cosa facessero lì, ma sembrava che sorvegliassero l'edificio. Avevo una paura tremenda, ma dovevo sapere cosa stava succedendo. Poi ho visto uno strano individuo che scendeva da un taxi. Aveva con sé una valigetta e è entrato nell'edificio che Jerry stava tenendo d'occhio. Appena la porta si è chiusa alle sue spalle, Jerry e gli altri sono scesi dalla macchina e lo hanno seguito. Sai, Madeleine, era tutto molto strano. Dopo circa mezz'ora sono usciti e Jerry aveva con sé la valigetta di prima. Madeleine, sono sicura che hanno teso una trappola e ho paura che succeda qualcosa di terribile. Inserire 25
Accidenti. Aspetta, eppure li ho da qualche parte. Madeleine, sei ancora in linea? Sì, ma ancora non capisco che cosa c'entri tutto questo con Charlie. Da quello che volevo scoprire. È per questo che sono andata da lui. Oh, scusami, sono mortificata. Ci è voluto più di quanto pensassi. Ma figurati, non fa niente. Però non si sta male qui, vero? Sì. Due whisky, per favore, doppio per me. Aspetto una telefonata importante. Sì, signor Stevenson. Allora, come stai? Quanto tempo. Lo sai, ti ho pensato spesso in questi anni. Giochi ancora a tennis? Oh, no, non gioco più come una volta. Che peccato. Sai una cosa, Sally? Tu potevi diventare una professionista. Credevo che te ne fossi dimenticato. Scherzi, chi se lo scorda? Comunque sei proprio in forma. I suoi whisky, signor Stevenson. Ho un po' di gastrite. Il mio stomaco a quest'ora comincia a protestare. Ha una delle migliori tenniste del mondo. Allora, dimmi, che cosa combini? Beh, ecco, il fatto è che c'è una cosa piuttosto importante di cui volevo parlarti. Ecco, vedi, io sono sposata con un avvocato che lavora per il Dipartimento di Giustizia nel distretto di New York. E, insomma, lui... Quello che voglio dire è che l'altro giorno ho visto una tua foto sul giornale e c'era scritto che sei vicepresidente della... Ah, sì, sì, anzi, credo che un altro goccetto per farmi le congratulazioni ora sia di prammatica. In realtà ce ne sono diversi di vicepresidenti. Se vuoi puoi chiamarmi il signore delle fatture. Centinaia di migliaia di pezzi di carta passano per il mio ufficio e da lì volano all'ufficio spedizioni. Io non volevo sembrarti invadente, è solo che mio marito di solito segue casi che riguardano... Telefono, signor Stevenson. Ah, scusami, torno fra un minuto. Ordina per tutti e due. Sally, tutta questa storia è assurda. Non è finita. Charlie non è più tornato al tavolo. Charlie è nei pasticci, ne sono sicura. Ma come fai a saperlo? Senti, Madeleine, ora non ho tempo. Sono fuori e per di più ti sto chiamando da una cabina. So solo che succederà qualcosa stanotte. E ho sentito fare molte volte il nome di Charlie e anche un altro nome. Evan, se il nome non lo ricordo. Il fatto è che l'edificio abbandonato di Harlem, quello che ho visto io, sì, ha preso fuoco nel pomeriggio e la polizia ha arrestato tre uomini, ma questo Evan si è scappato. Ma chi è questo Evan? Che cosa ha a che vedere con Charlie? Non lo so di sicuro, ma so che c'è un legame con la compagnia di tuo padre. Tutta questa storia non ha senso. Tieni presente una cosa. Mio marito lavora con un solo tipo di indagini. Narcotici. Sally? Lancaster Hotel? Pronto? Posso parlare con il signor Evans, per favore? Grazie. Un momento, prego. La linea è occupata. Aspetto, grazie. Non importa. Studio, dottor Levin. Il dottore è assente. Parla il suo servizio segreteria. Se vuole, può lasciare un messaggio. Dottor Levin, un messaggio per lei. È urgente. Scusa. Devi proprio andare. Beh, mi dispiace. Non potevo prevedere una cosa del genere. Aspetta. Ti giuro che è questione di due minuti. Tu aspettami qui. Torno su. Sempre la scusi, sua... senta... Vabbè, vai. Lì c'è un... Ah, sì, grazie. Oh, come bene, stai? Grazie. Bene, grazie. Ci vediamo, Ciao. Ciao. Oh, Jenny. Ti trovo in gran forma. Torno subito. Non scomparire. Ciao. Ciao. Sì? Signora Stevenson, sono il dottor Levin. Oh, dottor Levin, fortuna che ha telefonato. Non riesco a respirare, ho anche dei terribili dolori al petto. Deve venire subito, io ho avuto un grosso shock stasera. C'era un'interferenza al telefono e ho sentito due tizi che parlavano. Erano due uomini che progettavano l'omicidio. Andiamo, di Andiamo, torniamo a ballare. Hanno detto che non faranno niente. Beh, signora Stevenson, lei ha già fatto tutto quello che poteva fare, quindi non ha ragione di preoccuparsi. E oltretutto non è un suo problema. Lei non capisce. No. Le cose. Una donna verrà uccisa.
uccisa stanotte, io non dovrei preoccuparmene, l'ho sentito con le mie orecchie, lei deve venire subito. Signora Stevenson, questa sera non potrò venire. Io faccio visite a domicilio solo in caso di assoluta emergenza e, francamente, non ritengo che questa lo sia. Lei dovrebbe solo collaborare di più con me e suo marito per trovare una soluzione ai suoi problemi di salute. Non capisco di che cosa parli. Beh, ecco, signora, come ho già detto a suo marito, beh, lui gliene ha parlato, non è vero? Parlato di cosa? Sono spiacente, signora Stevenson. Io pensavo che suo marito gliel'avesse detto. Lui è venuto nel mio studio all'incirca un paio di settimane fa e abbiamo parlato della sua salute. È stato allora che abbiamo deciso che forse la cosa migliore per lei è consultare uno psichiatra. Queste cartelle di sua moglie risalgono fino agli anni dell'infanzia. Questo dottor Fisher è stato l'unico medico curante? Da quanto mi risulta, sì. Beh, ecco. Il fatto è che i suoi appunti e le sue conclusioni sono bizzarre, per non dire altro. Non c'è, di fatto, nessun sintomo specifico, se lei mi capisce. E lo strano è che, secondo Fisher, ha avuto diverse sensibili remissioni per lunghi periodi della sua vita. Sì, è esatto. Io non ne ho saputo niente se non dei mesi dopo il matrimonio. Cosa ne dici? Siamo sul fiume e possiamo venirci domani. Beh, è bellissimo. Erano tutti bellissimi. Ma noi non abbiamo bisogno di un appartamento. Abbiamo bisogno di una casa tutta per noi. Non possiamo vivere per sempre con tuo padre. Io non vedo perché no. Non lo vediamo nemmeno se non lo vogliamo noi. Non è che l'abbiamo sempre intorno. Eppure è così. Lui è sempre intorno. Anche quando non è in casa, io lo sento lo stesso. Quella casa è sua. Senti, lo so che sarà difficile per un po', ma dobbiamo cercare di farci una vita senza di lui. Io ho parlato con John Peterson ieri sera e credo che mi offrirà un lavoro. Tu ce l'hai già un lavoro? Sei vicepresidente della quarta industria farmaceutica di questo paese. Ma il mio lavoro è fare il passacarte. Oh, avanti ora, non esagerare. Madeleine, diciamocelo, non andrò mai molto lontano finché lavorerò per tuo padre. Da quanto mi risulta, mio padre non ha fatto altro. Tuo padre mi sopporta a stento, perché non vuoi rendertene conto? Vuoi cercare di renderti conto che mio padre sta diventando vecchio, che neanche lui vivrà in eterno e ora ha bisogno di me? Non esisti soltanto tu. Ora, ascoltami bene. A te interessa solo avere un tuo appartamento, una tua attività, un tuo questo, un tuo quello, madre. Tutto tuo. E tutto comprato con i miei soldi. Madeleine, calma. Invece quello che voglio io. Madeleine. Madeleine, cosa? Madeleine. Lo faccio entrare, Charlie? No. No, non può entrare ora. È meglio che aspetti fuori, signor Stevenson. Si accomodi fuori, la chiameremo quando sarà il momento. Prego. Adesso è fuori pericolo. Oddio, ti ringrazio. Ringrazio il dottor Fisher, ha avuto un attacco di cuore. La più grave crisi di aritmia che abbia avuto fino ad oggi. Dottore, gli dica tutta la verità. Madeleine ha dei disturbi cardiaci, esattamente come sua madre. Dovremmo essere molto prudenti con lei, Charlie. È indispensabile evitarle di sottoporla a qualunque stress inutile. Come sicuramente saprà, sua madre è morta d'infarto. Così non abbiamo cambiato casa e io non ho trovato un altro lavoro. A quanto pareva era sempre un brutto momento per lasciare la compagnia. Comunque Jim ha provveduto affinché nessuno avesse l'idea di assumere me. Io non so bene come dirglielo, signor Stevenson, ma la verità su sua moglie è che non c'è assolutamente niente di organicamente sbagliato nel suo cuore. I suoi disturbi sono solo di origine emotiva. La sua malattia è psicologica. La signora è la classica cardionevrotica. Vuol dire che ha sempre fatto finta in tutti questi anni? No, questo non è esatto. I dolori che accusa sono assolutamente reali.
solo che sono provocati da paura, ira, panico. E la sua mente le fa credere che ci sia qualcosa di organico che non va. Comunque, le posso garantire che non è un fenomeno così raro. Tutt'altro. Sua moglie è davvero malata, signor Stevenson. Non ci sono dubbi su questo. I suoi attacchi sono reali per lei, quindi è essenziale che riceva una specifica assistenza e una cura psichiatrica. Se vuole, posso anche dare a sua moglie i nomi di un paio di psichiatri a cui ricorro spesso. Se è d'accordo, la chiamerò domani. Forse è meglio che le parli prima io per prepararla e faccia in modo che la chiami lei. Solo mi dia qualche giorno per dirglielo. Certo. E siamo rimasti d'accordo così. Ho avuto l'impressione che suo marito le avrebbe parlato subito. Beh, non l'ha fatto. Non mi ha detto neanche una parola, come era ovvio, perché non può averle creduto. Lui sa che John Fisher è uno dei migliori dottori di questo paese. E del resto lo sanno tutti. Certo, peccato che non sia un cardiologo. Lei deve essere completamente pazzo. È chiaro che non sa di cosa parla. Pronto? Parlo con Madeleine Stevenson. Esatto, sono io. Qui è la Western Union. Ho un telegramma per lei. Davvero? Lo legga, per favore. Ecco il testo del suo telegramma. Incendio in un magazzino nella fabbrica di New Haven. Telefono occupato, devo prendere un treno. Scusa, cara. Tornerò tardi. Buon anno. Ma come tornerò tardi? Quanto tardi? E cosa vorrebbe dire telefono occupato? Non potevo provare a richiamare. Non so, signora, però io stavo provando a chiamarla da un'ora ed era sempre occupato. E non poteva farmi interrompere se aveva tanta fretta. Beh, io non so cosa dirle. Buonanotte e buon anno. Sì, chi è? Che cosa vuole? Per favore, se ne vada. La smetta, per favore, la smetta! Io non posso venire ad aprire. Sono di sopra, non posso! Sono malata di cuore! Sono sola in casa. Pietà, pietà. Smetta, se ne vada chiunque lei sia. No, detective Kylie, non so bene cosa sia successo, ma qualcuno stava suonando il mio campanello. Io ancora non capisco cos'è che la preoccupa. La prego, mi ascolti. Ecco, può darsi che quei due uomini non fossero un'interferenza. Forse erano nell'ufficio di mio marito e usavano il suo telefono. Vede, io ho parlato con una mia amica qualche ora fa e suo marito è della sezione narcotici del Dipartimento di Giustizia e da quanto ho capito hanno delle indagini in corso. Sì, ma questo cos'ha a che fare con lei? La sensazione è che mio marito possa trovarsi in un gran brutto guaio. E forse anch'io sono in pericolo. E va bene, signora, appena posso mando una macchina a casa sua, prego. Harold, voglio una pattuglia 250 Sutton Place per un controllo. Senta, di macchine ora non ce ne sono. Un dannato manicomio là fuori. Quando ne è una, mandala. E vediamo come si aspetta a mezzanotte. Qui c'è una gran folla che aspetta con ansia il minuto fatidico. Aspettano tutti l'attimo in cui daranno il benvenuto al nuovo anno. Mancano 30 minuti e continua il conto alla rovescia qui a Times Square. Ora andremo insieme in giro per la città alla ricerca dei più divertenti veglioni di Capodanno di New York. Farmaceutica, New Haven, portineria. Oh, salve, posso parlare col signor Stevenson, prego, con Charlie Stevenson. Mi spiace, ma non c'è nessuno. Deve richiamare lunedì. No, ci deve essere un equivoco. Vede, io sono la signora Stevenson e so che mio marito è lì perché sta indagando sull'incendio. Incendio? Ma non c'è stato nessun incendio. Sono qui da ore e tutto è a posto. Deve essere lì da qualche parte. Ho chiuso l'ultimo ufficio alle 7. E da allora non è più entrato nessuno. Mi dispiace, signora Stevenson. Comunque, buon anno nuovo.
Grazie. Ciao, tesoro. Charlie, che cosa c'è che non va? Non ha più molto senso che noi due restiamo insieme. Cosa? Io non ce la faccio più a vivere qui. Non ci resisto in questa dannata casa e so che da qui tu non te ne andrai mai. Io mi sono rotto la testa cercando una soluzione, ma non esiste. Ma perché vuoi andartene? Sei innamorato di un'altra? No. Te l'ho detto che cosa non va. Centinaia di volte, Madeleine, cerca di capire. Io ti amo ancora. Davvero, è solo che non ce la faccio a vivere in questo posto. È tutta mia la colpa. Tu me lo stai ripetendo da anni e io non ti ho ascoltato. Forse non è troppo tardi. Possiamo traslocare da qui e andare a vivere in città, ovunque tu vorrai. Io voglio andare a New York. Ho sempre sognato di vivere lì, fin da ragazzo, e se non lo farò ora, non lo farò mai più. Allora ce ne andremo a New York. Veramente? Io ti amo, Charlie. Anch'io ti amo, madre. Non sai cosa significhi per me. Ci prenderemo una di quelle belle ville. Sul fiume? Certo. E ricominceremo tutto noi due da soli. Come se fosse il principio. Cosa diavolo credi che ci sarà di tanto diverso abitando a New York? Te lo dico io l'unica differenza. Non ci sarò io ad avere cura di te. E soprattutto a tenere d'occhio Charlie. Il che è esattamente quello che lui vuole. Se te ne andrai da qui, non mi vedrai più in vita tua. Papà, non parlerai sul serio? Assolutamente. Beh, mi mancherai. Dai, non parlavo sul serio, Madeleine. Sto solo cercando di fare il tuo bene. Non ho mai desiderato altro. Allora fa anche il bene di Charlie. Come farò ad avere cura di te quando tu abiterai così lontano? Vado solo a New York. E io non potrò più fare niente per te. No, papà, non sarà necessario. L'arrosto manda un profumino delizioso. Dovrò levarlo dal forno prima che si secchi, signora Stevenson. Sono già le 8 passate. Oh, è tardi, lo so, Norma. Chissà dov'è finito. Aveva detto che sarebbe tornato alle 7 in punto. Strano. Comincio a chiedermi se non dovrei chiamare la polizia. Non si preoccupi, signora Stevenson. A casa ci ritorna sempre. Alla fine... Eccolo, è lui. Lo sai che stavo cominciando a preoccuparmi sul serio? Hai trovato un traffico terribile. Fantastica. Oh, beh, grazie. Vieni, ti faccio vedere una cosa. Beh, che cosa ne dici? Magnifica, eh? Vuoi mangiare subito? Oh, scusami, ma io devo uscire di nuovo e ho un appuntamento per cena alle 8:30. Sono venuto solo a prendere dei documenti e poi me ne vado via, eh. Devo cenare in un ristorante con un cliente giapponese, mi spiace. Oh, tesoro, ti avevo chiesto stamattina di tenerti questa serata libera per noi. Scusatemi. Ti ho detto che non abbiamo passato una serata da soli da quando siamo a New York. Te lo sei dimenticato. Hai ragione. Come ho fatto a scordarlo? Sai...
Allora, facciamo così. Io vado al ristorante. Bevo un goccio con quel tizio, evito la cena e torno a mangiare con te. Che ne dici? Allora, cosa fai? Ti va di aspettarmi? Promessa? Promesso. Scusami, tesoro, ma mi sono ricordato che avevo lasciato in ufficio dei documenti che mi serviranno per il primo appuntamento di domani. Tu capisci, vero? Davvero non lo so più, Charlie. Ormai dici una cosa e poi ne fai sempre un'altra. Non dormi nemmeno più ultimamente. Io so che hai qualche preoccupazione. E vorrei che ti confidassi con me. Oh, ma non è niente. Sono solo problemi di lavoro. Il fatto è che ci sono un mucchio di cose da fare in questi giorni in vista della prossima acquisizione di un'altra compagnia e quindi io sarò sotto pressione finché l'affare non sarà chiuso. Sei sicuro che non ci sia altro? Ah, certo che sono sicuro. Pronto? Volevo dare ancora un salutino alla mia bambina prima di andare al mio appuntamento con Lily e Jed. Oh, papà, sapessi cosa mi è successo? Che cosa, tesoro? Niente, niente di importante. C'era un'interferenza al telefono e ho sentito due pazzi che... È logico, quella città è un manicomio. Io te l'avevo detto di non andarci. Charlie sarà arrivato a casa a quest'ora, vero? Immagino che andrete a divertirvi stasera. Beh, certo, ma non usciamo, preferiamo festeggiare qui, noi due da soli. Oh, è un'ottima idea, tesoro, davvero. Scusa se ho avuto da ridire su Charlie prima, è solo che ero in pensiero per te. Beh, allora tanti bacioni, eh? Un meraviglioso anno nuovo, tesoro. Grazie, papà, anche a te. Pronto? Con chi parlo? C'è qualcuno? Pronto? Charlie, sei tu? C'è qualcuno in linea? Pronto, chi parla? Sono ancora Nigel Evans. Il signor Stevenson è rientrato. Per l'amor del cielo, signor Evans, chi è lei e che cosa vuole da Charlie? Mi dispiace continuare a disturbarla, signora Stevenson, ma il fatto è che ho un messaggio molto urgente per suo marito. Beh, non è in casa, sono spiacente. Quando torna, gli dica che il palazzo sulla 116esima strada ha preso fuoco, oggi nel pomeriggio. E che il signor Diaz è già stato arrestato, quindi a questo punto non c'è bisogno dei soldi. Diaz? Ma chi è questo Diaz? E poi quali soldi? Sono spiacente, signora Stevenson. Lei non capisce niente di tutto questo, vero? Come posso capire? Forse è meglio che le racconti io tutta la storia, prima che venga a saperlo per bocca della polizia. La polizia? È una storia complicata. Cominciò qualche anno fa nella fabbrica di suo padre, a Chicago.
Il mio nome è Evans, Nigel Evans. Molto piacere, io sono... No, lo so chi è lei. Il signor Stevenson. Ed è il... Sono il genero del signor Coltrane. Io veramente stavo per dire vice direttore marketing. Sì, qualcosa del genere. Niente di interessante come quello che fa lei. Lei è un chimico, vero? Sì, sono laureato in chimica. Ma è un lavoro elementare quello che faccio qui. Niente di paragonabile a quello che fanno di sopra, quelli che lavorano al reparto ricerca e sviluppo. E lei preferirebbe essere lassù? Sì, certo che preferirei. Ma mi hanno scavalcato, forse per l'età. Chi lo sa perché? La vita non sempre è giusta, vero? No, non lo è. Cosa sta facendo? No, è un lavoro che faccio per divertimento. Una formula che sembra promettente. Promettente? Sì. Un sistema per estrarre più alcaloidi dall'oppio grezzo di quanti se ne estraggano adesso. Può darsi che riesca ad attirare l'attenzione dei geni di sopra, se davvero funziona. Lei sa niente della chimica degli oppiati? No, non molto. A parte l'esistenza di compresse di codeina che prendo per la testa. Beh, questo impianto produce più prodotti farmaceutici derivati dall'oppio di qualunque altro impianto nel paese. Permesso. A lei piace molto il suo lavoro. Ah, certo. E ne ha di esperienza, poi. A quanto pareva mi ero fatto un amico. Suo marito veniva spesso a trovarmi. Parlavamo molto delle sue emicranie e della necessità di nuove cure. Mi faceva un sacco di domande sulle nostre scorte e voleva sapere che ne era delle sostanze di scarto del laboratorio. Io ero molto lusingato, mi trattava come un maestro. Mi raccontava di se stesso, dei suoi obiettivi ancora da raggiungere, di lei, signora Stevenson, della propria salute e dei disturbi che aveva, i suoi mal di testa e l'insonnia. Qualche mese dopo mi invitò a una festa con molta gente elegante. Rimasi molto impressionato da quello che vidi. Un mucchio di vecchi ricchi con delle splendide ragazze. Venni presentato al padrone di casa, Carlos Diaz, un ricco uomo d'affari sudamericano. Carlos! Charlie! Ho portato Nigel. Nigel, su, non essere timido. Questo è Nigel Evans e lui è Carlos Diaz. Professore, è un vero piacere fare la sua conoscenza. Beh, allora divertiti. La ragazza mi portò in giro e fece tutto quello che le era possibile per farmi sentire a mio agio. La cosa strana fu che Diaz e Charlie lasciarono la festa e nessuno sembrò accorgersene. Stettero via molto a lungo. A Diaz hai fatto un'ottima impressione. Non mi è sembrato, mi ha malapena rivolto la parola. Ma gli ha parlato di te e della tua importanza nella compagnia. Della mia cosa? Oh, mio Dio. Non mi starai sopravvalutando? No, no, niente affatto. E Diaz si è dimostrato d'accordo quando gli ho detto chi eri. Chi sono io? Certo, il depositario di molti segreti sulle nostre scorte e le formule. Non ci hai pensato? Sì, nel mio lavoro c'è una certa quota di responsabilità. Più di quanto tu creda. Un uomo con le tue responsabilità non si può permettere sbagli. Quali sbagli? Non so sbagliare certe formule usando troppa roba o troppo poca. Oh, troppa potrebbe uccidere qualcuno e troppo poca potrebbe farti ricco. Il mio primo istinto fu di fingere di non aver capito l'allusione. Ma la verità era che da lungo tempo accarezzavo l'idea di un piccolo business collaterale e non occorreva dirmi quanto fosse remunerativo. Per essere franco, fino ad allora mi era solo mancata l'occasione. Sai che Diaz ha detto che per 5 grammi di alcaloidi sarebbe pronto a pagare $50,000? È straordinario.
straordinario. Aveva considerato una cosa, che dopo averla trasformata in eroina, ne ricaverebbe 100.000. Vedo che conosci il mercato. Diciamo che mi è capitato di considerare la cosa. Un mese dopo eravamo in attività. Charlie, ormai lo chiamavo così, aveva ragione. Ogni settimana prelevavo 5 grammi di alcaloidi dell'oppio sostituendoli con altre sostanze che avevo in magazzino. Charlie li vendeva al signor Diaz e dividevamo i profitti. Io non avevo mai visto tanti soldi in tutta la mia vita. Il segreto della ricchezza, qualche granello di polvere bianca. È strabiliante, non è vero, Charlie? Forse meno strabiliante di quanto potrebbe essere. Stavo pensando che potremmo riuscire a farci dare di più da Diaz. Lo abbiamo noi. L'asso nella manica. Tu non credi? Sì, capisco cosa intendi. E in effetti dovremmo pensarci. Hai ragione. Quel giorno ebbi la sensazione che avremmo perso il controllo della faccenda, ma come avevo già imparato, l'avidità rende ciechi. E così pochi mesi dopo... Charlie, vogliono trasferirmi nel New Jersey. Non voglio andarci, ho lavorato qui tutta la vita. Significa che sospettano qualcosa. No, non c'entra, io so il motivo. 70 dipendenti sono stati trasferiti a quell'impianto. Anzi, questa è l'occasione che cercavamo per espanderci. E come il mio adorato suocero ama ripetere, in affari chi si ferma è perduto. Ma Diaz... Non mi sono mai fidato di Diaz. E il tuo trasferimento in effetti ci fornisce la scusa che ci serviva per chiudere i rapporti con lui. E se dovesse scoprirlo? No, escluso. New York è una grande città. In effetti sto meditando di trasferirmi anch'io a New York. E tua moglie cosa ne dice? Ho l'impressione che potrebbe anche accettare. Finalmente. A Manhattan. E a noi. La cassaforte del mio ufficio era la farmacia di Charlie. Mi ero accorto da tempo che andava a rubacchiare le scorte indipendentemente dai nostri affari, solo che non volevo umiliarlo e così facevo finta di non vedere cosa gli stava succedendo. Perché ha fatto una cosa del genere? Per quale ragione? C'è qualcosa che non va, signor Stevenson. C'è qualcuno in casa? C'è qualcuno in casa? Pronto? Pronto, sono ancora Nigel Evans. C'è qualcosa che non va, signora Stevenson? Se posso esserle utile? No, ho sentito un rumore e ho pensato che ci fosse qualcuno, ma era... Solo un gatto, i domestici devono averlo fatto entrare per sbaglio. La prego, continui la sua storia, signor Evans, devo sapere cosa succede. Beh, come lei sa, Charlie alla fine è riuscito anche lui a trasferirsi. E stabilimmo presto una routine. Tutte le settimane io andavo in taxi fino a un edificio sulla 116ª che Charlie aveva affittato. Charlie aveva ragione. Senza più Diaz come intermediario, i nostri profitti raddoppiarono. E malgrado i miei timori, tutto sembrò filare liscio come l'olio, finché... Charlie! Che
Che cosa ci fai qui? Nigel? Venga. Per favore. Arrivo. La sua valigetta. Grazie. Per essere sincero, Charlie, devo dire che mi meraviglio molto di te. È chiaro che non hai speso un centesimo del tuo mezzo milione di dollari di profitto in questa lurida topaia. Mezzo milione di dollari? Io credo che lei si sbagli. No, è stato lei e quel suo amico a fare un grosso sbaglio. Vede, questa è la cifra che i vostri piccoli traffici diretti hanno sottratto a me. Che cosa vuole? Era ora che lo chiedesse, professore. Sarà sufficiente il mio mezzo milione senza gli interessi. Non dovrebbe essere un grosso problema per un uomo con le sue risorse. No, impossibile. Una simile quantità verrebbe notata. Verrebbe notato anche il suo corpo senza testa. Oh! Lascialo stare, Diaz! Charlie, io credevo che noi due non avessimo più niente da dirci. Io non ce l'ho mezzo milione di dollari. Fammi pure fuori se ci tieni. Questo sarebbe un gravissimo errore di calcolo da parte mia, Charlie. Io non li ho, i soldi. Sì, ti credo. Ma io so anche che non sono certo i soldi che mancano a tuo suocero. E inoltre, tua moglie è la sua unica erede. Ma quei soldi... quei soldi sono loro e non miei. Altrimenti non sarei finita così. Tua moglie non è malata, Charlie? E allora? Allora? Allora la gente malata si aggrava. E prima o poi ci resta. Ho fatto fare una piccola indagine sulla sua assicurazione sulla vita. So che ha una polizza da $1,000,000. Di cui naturalmente tu sei l'unico beneficiario. Non è vero, Charlie? Non è vero, Charlie? Certo. Charlie, ti do 10 giorni. Oggi? Sto cercando disperatamente suo marito per dirgli che non deve più trovare i soldi, perché Diaz è stato arrestato. La polizia sa tutta la storia. A questo punto i problemi sono altri. Ma non gli ho potuto parlare. Se dovesse tornare, gli dica... beh, che non sarò più al mio hotel. Ma dove potrà raggiungerla? Gli dica che potrà trovarmi al 555-4000, più tardi. 555-4000... Ci sarà sicuramente. Signor Evans! Signor Evans! Sono in pericolo di vita. Hotel Lancaster. Salve, il signor Nigel Evans, prego. Mi dispiace, ha già lasciato l'albergo. Ma io gli ho parlato un momento fa. Beh, posso dirle che se n'è andato circa un'ora fa. Mi dispiace, buon anno nuovo.
555 4000. Scusi, cerco il signor Nigel Evans. Vado a vedere se c'è. No, qui non c'è. È molto importante che gli riferisca questo messaggio quando arriva. Un messaggio? Sì, ed è molto importante. Sarà un po' difficile. Ma ha detto che sarebbe stato lì. Questo è il 555 4000, giusto? Esatto, signore. Ma con chi parlo, scusi? Con l'obitorio, signora. Diciannovesimo distretto, parla Crowley, cosa posso fare? Ho bisogno di parlare subito con il detective Kyle. Sta facendo la pausa adesso, ma può lasciare un messaggio se vuole. Attenda in linea, prego. Diciannovesimo distretto, attenda, prego. Come le ho detto, Kyle adesso è in pausa, ma riferirò il messaggio appena torna. Nome e numero, prego. Il mio nome è Madeleine Stevenson. E c'è qualcuno che sta cercando di entrare in casa, al 250 Sutton Place. Avevate detto che avreste mandato qualcuno, ma... Allora una macchina starà per arrivare. Ora mi scusi, signora, ma ho un'altra chiamata in attesa. Comunque riferirò il messaggio appena Kyle ritorna. Ospedale Bellevue, sala infermiere. Con chi vuole parlare, prego? Marge Gerald, per favore. È la mia infermiera e ho bisogno di parlarle subito. Posso sapere di che cosa si tratta? Di che cosa... Beh, sono costretta a letto e sola in casa. Non conosco nessuno in questa città e mi è successa una cosa terribile stasera. Lei è in cura da uno dei medici del nostro ospedale. No, ma cosa c'entra? Perché mi sta facendo il terzo grado? La signorina Gerald lavora da me part-time da almeno 3 mesi. Scusi, non avevo capito. La signorina Gerald non è in servizio questo weekend, ma posso chiedere alla sua sostituta di passare più tardi. Attendo un momento in linea, per favore, signora. Mi scusi, signora Stevenson, è sicura che sia assolutamente necessario? Sì, ne sono sicura. Anzi, se non viene qualcuno immediatamente, mi verrà un attacco di cuore. Capisco. Beh, riferirò il suo messaggio alla signorina Ines appena arriverà. Scusi, aspetti ancora un minuto, signora. Eccomi, signora Stevenson. Signora Stevenson, è in linea? È in linea? Ma che cosa è stato? Cosa, signora? Questo... click. Non può averlo sentito. Come quando alza una vibrazione. Io non ho sentito niente e ho una chiamata su un'altra linea. Al piano di sotto c'è qualcuno. E ci sta ascoltando. Lo so, lo sento respirare. Grazie, Frank. Harold, ci è andata una macchina a Sutton Place? Non ancora, avevo troppe cose più urgenti. E ora è urgentissimo, trovane una. Pronto? Una telefonata per Madeleine Stevenson da New Haven, Connecticut, da Charlie Stevenson. Charlie! È lei, Madeleine Stevenson? Sì. Parli pure. Ciao, tesoro. Charlie! Charlie, dove sei? Sono a New Haven, non hai ricevuto il mio telegramma? Sì, sì, l'ho ricevuto, ma ho chiamato e hanno detto che non c'eri. Forse ero già andato via. Scusami, tesoro, ma manca solo un minuto alla partenza del mio treno. Va tutto bene, vero, tesoro? No, non va bene niente. C'è qualcuno in casa, io sono terrorizzata. Sta tranquilla, non ci può essere nessuno dentro casa. È sicuramente tutto chiuso, c'è il sistema di allarme alle porte e alle finestre. E io controllo sempre quando esco. Charlie, dimmi di Nigel Evans. Mi ha chiamato stasera, mi ha raccontato una storia incredibile. Mi ha anche lasciato un lungo messaggio per te, Charlie. No, non capisco. A proposito di un posto sulla 116ª che ha preso fuoco. E poi ha parlato di un uomo di nome Diaz che... è stato arrestato. E
ha detto di non preoccuparti dei soldi e mi ha detto anche che rubavi la droga alla compagnia perché, Charlie, io ti avrei dato tutto quello che volevi, qualunque cosa. I miei soldi sono tuoi, non lo sai, te li do anche tutti se non è troppo tardi. Charlie, scusa se sono stata egoista. Avevo paura che non mi amassi più. Tutto quello che ho è tuo, tesoro, te lo giuro. Charlie. Madeline, sei ancora lì? Madeline! Madeline, ci sei ancora, Madeline! Madeline, voglio che tu faccia qualcosa per me. Ascolta, è molto importante che tu faccia... Esattamente quello che ti dico. Voglio che tu cerchi subito di alzarti dal letto. Non ce la faccio. Adesso devi farlo, Madeline. Voglio che tu ti alzi immediatamente e che ti avvicini di corsa alla finestra. Voglio che tu la apra e che gridi con tutto il fiato che hai in gola. Non posso muovere, ho paura, Charlie. Ho un male terribile al petto. Ma il tuo cuore funziona benissimo. Madeline, alzati da quel letto e corri alla finestra. Non riesco a muovermi, Charlie, ho troppa paura. Madeline, ti resta meno di un minuto da vivere. Smettila di parlare e alzati. È tutto vero quello che ti hanno detto. Ho rubato tuo padre alla compagnia perché ero disperato. È tutto vero. Mi dispiace, Madeline. Perdonami. Charlie. Alzati da quel letto, Madeline. Alzati subito, cammina, Madeline. Corri, ti prego. Non posso. Madeline. Charlie, ti prego, aiutami. Per favore, aiutami. Alla finestra, corri, salvati la vita, ti prego. Charlie. Madeline! Un momento, prego. Sono $2.50 per i primi 3 minuti. Madeline! Madeline! No, ti prego, Madeline! Rispondi! Spiacente, ha sbagliato numero. Thank you.